a fare gli onori di casa in questo incontro importante. Non sappiamo se sarà decisivo, ma insomma importante. La presidente della provincia, Silvia Chiassai, se ne parla veramente da tanto tempo di questa stazione dell'alta velocità, però forse si discute troppo sul luogo. Ma io credo che questa quest'opera, dopo 10 anni se ne parla, debba essere fatta in questo momento storico, perché ci sono le risorse per farle. Credo che la decisione debba essere una sola, quella di seguire gli studi, quindi gli studi tecnici che fanno individuare quale sia la posizione più efficiente, la migliore per realizzare un'opera storica come questa, e che la politica debba andare dietro appunto ad un'opera che deve essere basata sull'efficienza, quindi non su scelte campanilistiche. Quello che più però secondo me in questo momento conta è che i vertici della politica regionale si facciano sentire in maniera determinata e convinta nei confronti del Ministero e del MIMS, perché appena si insedierà il nuovo governo, secondo me è fondamentale, e io questo lo farò per quanto riguarda la mia quota parte, che la regione vada al MIMS e faccia comprendere che questa è un'opera strategica per la provincia di Arezzo, per l'Umbria, ma per tutto il centro Italia. Il comitato Sava Stazione Alta Velocità Arezzo consegnerà ai sindaci, ai parlamentari, ai consiglieri regionali oggi qui convenuti, ma anche alle rappresentanze sociali, alle categorie economiche, a quelle professionali, l'importante studio tecnico realizzato dall'ingegnere Andrea Spinosa della Università La Sapienza di Roma, fondatore di Rail Cityways, una importante rivista accreditata in letteratura scientifica, attestante i dati tecnici, le comparazioni numeriche sulla potenziale ubicazione della stazione Medio Etruria a servizio. Su questo il comitato insiste da che esiste, a servizio delle 4 vallate dell'intera provincia aretina e dei territori provinciali confinanti. Non si arriva mai a un progetto definitivo, che chiaramente avere una stazione sotto casa piacerebbe a tutti, questo lo comprendiamo, però c'è da considerare poi la questione dei bacini d'utenza, la questione della convenienza anche a livello per quanto riguarda le infrastrutture. Noi come comitato stazione alta velocità Arezzo Sava ci basiamo sul famoso studio del 2015 che aveva incoronato Rigutino come location migliore, non solo per quanto riguarda il bacino d'utenza, quello quindi il maggior bacino d'utenza rispetto alle altre due soluzioni, ma anche per quanto riguarda la modalità ferro-ferro, ovvero raggiungere la stazione ad alta velocità a Rigutino tramite treno, e questa è una cosa molto importante non solo in ottica dei carbon neutrality, ma anche davvero meno macchine e meno bus che girano per le strade.